In questo audio faremo il punto sulla situazione urbanistica dell'area di Contrada Margi, zona di 2 per attività artigianali e commerciali, e sul progetto di lottizzazione della Policentro. Tutto anche in considerazione del parere pro veritate del professor avvocato Salvatore Raimondi, ordinario di diritto amministrativo dell'Università di Palermo. Dopo questo parere, consegnato al comune di Partenico il 20 giugno, si è scatenata una canea di valutazioni urbanistiche che definire corbellerie è quantomeno un eufemismo, un polverone che tende a denigrare le competenze del professore Raimondi per portare acqua al mulino di chi, contro l'evidenza delle leggi, tenta disperatamente di mantenere in vita un progetto, un piano di lottizzazione che sostanzialmente è possibile, alla luce della normativa vigente, dichiarare improponibile, inammissibile, irricevibile da parte dell'amministrazione comunale. La normativa a cui si fa riferimento per inquadrare urbanisticamente l'intera problematica fa riferimento sostanzialmente alla legge urbanistica 1150 del 42, alla legge regionale 71 del 78, al testo unico sugli espropri il 327 del 2001 e alla legge regionale numero 30 del 97, che riferisce degli insediamenti produttivi derivanti dai patti territoriali e della urbanizzazione delle aree artigianali. Dobbiamo anche ricordare, prima di iniziare il nostro ragionamento, che il TAR di Palermo, in data 23 marzo 2007, con sentenza numero 956, aveva già respinto il ricorso della Policentro contro la delibera numero 53 del 12 dicembre 2003, con la quale delibera il Consiglio Comunale esprimeva parere negativo e quindi bocciava il piano di lottizzazione precedentemente presentato. Per entrare nel merito delle argomentazioni sulla lottizzazione della società Policentro, possiamo quindi dire che l'area di Contrada Margi, zona D2, è destinata dal piano regolatore generale e dal piano particolareggiato a zona per insediamenti produttivi, artigianali e commerciali, denominati PIP. E questo con una ben precisa suddivisione in lotti per rispondere agli obblighi di legge nei confronti dell'imprenditoria locale, obblighi contenuti nell'articolo 18 della legge regionale 71 del 78. Il termine entro il quale potranno essere compiute le espropriazioni è stabilito in 10 anni dall'articolo 7 del decreto assessoriale di approvazione contestuale sia del piano regolatore generale che del piano particolareggiato della zona D2, approvazione che avvenne il 16 novembre del 2000. I cosiddetti vincoli del piano regolatore generale preordinati all'esproprio, 5 anni, pertanto non ebbero alcuna operatività temporale, essendo stata dichiarata in pari data, appunto 16 novembre 2000, la pubblica utilità dell'opera. Il termine entro il quale deve essere emesso il decreto di esproprio su quell'area scade pertanto il 16 novembre del 2010. Se oltre tale data non sia stato emesso il suddetto decreto di esproprio, se oltre tale data, 16 novembre 2010, non viene emesso il decreto di esproprio, rimangono comunque valide su quella zona, a tempo indeterminato, le prescrizioni di zona, la suddivisione in lotti e gli allineamenti, cioè il cosiddetto tessuto urbanistico. Quindi l'area di Contrada Margi rimane immutata dal punto di vista della pianificazione urbanistica fino al nuovo piano regolatore generale che pianifichi l'intero territorio comunale. Per quanto riguarda il piano di lottizzazione della società Policentro, di iniziativa privata, sull'area di Contrada Margi, possiamo affermare, senza tema di smentite, che è inammissibile per i seguenti tre motivi. Primo, per l'esistenza nell'area in esame, come già detto, a far data dal 16/11/2000, del piano particolareggiato di iniziativa pubblica che dichiara l'area di pubblica utilità e quindi soggetta ad esproprio fino al 2010,
al fine di realizzare diversi insediamenti artigianali e commerciali nel rispetto del piano particolareggiato. Secondo, poiché il progetto policentro è per di più in totale contrasto col piano regolatore generale e quindi la lottizzazione presentata dalla società non può essere assolutamente approvata dal Consiglio Comunale in variante allo strumento urbanistico generale, perché altrimenti ciò avverrebbe con una procedura, cioè una semplice delibera del Consiglio Comunale non prevista dal vigente ordinamento regionale. Infatti, uno strumento urbanistico di secondo grado, lottizzazione, che è di sola competenza del Consiglio Comunale, non può modificarne uno di primo grado, cioè il piano regolatore generale, che è di competenza sia del Comune che della Regione. Terzo motivo, della impossibilità di approvazione del piano di lottizzazione nell'area di Conciato Maggi, è che anche una variante al piano regolatore generale per realizzare il progetto policentro e che dovesse seguire corrette procedure è fattibile in altre zone del territorio, ma sicuramente non è fattibile in Conciato Maggi, in quanto sottrarrebbe allo strumento urbanistico generale, il piano regolatore, proprio quell'area per insediamenti produttivi che ivi è prevista e che fu individuata anche per un preciso obbligo di legge, cioè l'articolo 18 della legge regionale 71 del 78, pena la non approvazione dello stesso PRG da parte della Regione. Il ragionamento e l'analisi urbanistica sono sintetiche, è possibile comunque in un pubblico dibattito, in un contraddittorio, svilupparle nei confronti di chi, avvalendosi di titoli non posseduti o di competenze non riscontrabile dalle dichiarazioni fatte in questi giorni sull'emittente televisiva Teleiato, ritiene di essere possessore di verità che di fatto si rivelano delle emerite sciocchezze o, come possiamo definire, delle grandiose corbellerie. Grazie per l'ascolto.